почему так случилось, что я встретил тебя теперь, а не в юности? Почему я женат? Ты замуж? Ведь все эти годы я сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, только не любовь. Вот теперь, когда голова стала седой. Ты знаешь, мне всегда казалось, что мы не встретились случайно в Ялте. А просто нашли друг друга после долгой разлуки. Они спешат. Еще рано. Это не по злобе. По злобе. Мы похожи с тобой на двух перелетных птиц. Их поймали и заставляют жить в отдельных клетках. И так они умрут. Перестань, моя хорошая. Поплакала и будет. Теперь давай поговорим. Что-нибудь придумаем. Ну, что-нибудь придумаем. Что же делать? Что делать? Что делать, чтобы не надо было притворяться, обманываться, прятаться, жить в разных городах, разлучаться надолго? Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? Как? Мне иногда кажется, еще немного, и все изменится. Выход будет найден. Тогда начнется новая, прекрасная жизнь. Я верю. Но самое трудное и сложное только еще начинается. Мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем. Come on, now try and understand the way I feel you when I'm in your head. Take my hand from under cover, begin hurting.
incomodate, ci penso io. Siamo abituati. Senti. Grazie, grazie. Su, su. Lo stomaco. Non si devono andare a fare visite quando si ha il mal di testa. E poi con questo caldo. Devo fare un po' lento. E guarda queste ruote. Ma ti sei fatto male? Ma dov'è il famoso medico? Oh, e tua sorella si è morta. Giardino delle delizie senza motivo. Presentiamo oggi motivi cecoviani, appunto un film del 2002 di Kira Muratova, straordinaria regista, straordinaria autrice del cinema ex sovietico, del cinema russo, ex russo. E poi In cammino, un film di Gianni Amelio, molto bello, fine del 79. Io credo davvero che Gianni Amelio, e non lo dico per dire che non è un cineasta, lo dico perché è difficilissimo essere cinema in televisione. Al di là dell'essere automatico in qualche modo di tutta la televisione, così come tutto il cinema quando passa in televisione diventa televisione, quindi tutto il cinema è televisione, non parlo di cose così generiche. Il cinema di Gianni Amelio è intensamente filmico quando si fa scontando già l'essere televisivo. Abbiamo detto quanto fosse straordinario e lo mandiamo, lo mando ogni volta che si può, La fine del gioco, con quel di lucida melanconia che c'era. E mentre in alcuni film, incluso l'ultimo, che secondo me è un grande film di Amelio, il film girato in Cina sullo stesso set mentale e reale in parte di fisico, geografico, del film di Jiajian Ke, che ha vinto il concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, e dove c'era proprio una sorta di teletrasporto, non tanto del personaggio dell'operaio Castellitto, quanto proprio del Castellitto che è stato già 5, 6, 7 grandi personaggi televisivi o di fiction a metà tra cinema e televisione, che lì viene portato questo grado zero, questa incertezza assoluta, un po' ma bovina è la grandezza di Castellitto, di reggere, di incarnare questa bovinità, così come il film è totalmente incerto, come i grandi film di Amelio per il cinema ultimi, America, l'America, cioè, ma lo stesso così ridevano. E In coda invece io avevo voluto che ci fosse un pezzo di pianola meccanica, e invece c'è Occi Ciorni, di un regista di cui ho amato due o tre dei primi film, Nikita Michalkov, e che invece per me in qualche modo in Occi Ciorni, nonostante Mastroianni, nonostante la cura, nonostante la dolcezza dello sfarzi, del disfarzi cecoviano, ecco, si perde proprio invece. Si perde questo disfarzi, si perde questo l'acutezza, cioè quello che ha reso, che rende unico nella storia della letteratura probabilmente fino ad oggi Chekhov, cioè l'acutezza del vedersi impietoso, e impietoso spietato, cioè del ridurre tutto a molecola irrilevante.
di qualunque momento di vita e viceversa, nel senso che qualunque banalità, qualunque piccolo granello di ovvio sentimento quotidiano, fatto quotidiano, inquadratura quotidiana di cose, oggetti, parole, frasi, occhi, è enormemente intenso, carico dell'intensità che è data dal frammento, dall'attimo, dalla bizzarria, che subito si definisce invece come la norma del normale, in qualche modo, è la bizzarria. In questo senso chiudere questa binotte, queste due notti, col Carmelo Bene di quattro diversi modi di morire in versi, è nel titolo, cioè se fosse messo qui perché Carmelo Bene declama poeti russi, poco cecoviani, come contrasto, come appendice farebbe un po' ridere, no? Un po' tipo glosse enciclopediche, invece è uno scarto proprio rispetto al cinema Ciccornie, alla fiction, perché questo Ciccornie è molto vicino a certa fiction, incerta ma, come dire, curiosamente incerta in qualche modo nella sua forma, e non teneramente certa e quindi assolutamente aperta all'incertezza e al nostro aggiungere e soprattutto togliere, no? che è la visione nostra, se c'è. E quindi alla fine di queste tre notti, visto che stiamo parlando dell'eccentricità e dello scarto, se qualcuno avrà visto In coda alla notte Tsukamoto, un film che sembrava molto diverso, molto lontano, e di cui non si ricordava il titolo perché non l'abbiamo detto, nel fatto, e quello era Andriesh, uno dei film giovanili di Sergei Parajanov, che è sempre stato, che abbiamo fatto Il colore del melograno e le Rushes la settimana scorsa, e che è sempre stato ritenuto uno dei film poco personali, belli, visivamente già lussureggiante, affascinante, ma comunque minore, un film per bambini, un film di bambini, un film comunque più russo, meno legato a una cultura, insieme alla reinvenzione della cultura popolare che c'è in quasi tutto il cinema successivo di Parajanov, comunque popolare armeno. E vabbè, allora l'abbiamo spostato ancora di più, l'abbiamo messo insieme agli uomini di ferro, ai corpi sanguinolenti dei pugili di Tsukamoto, insomma queste tre notti. Ora chissà perché ho citato questo, ma sì, per paragonare l'eccentricità del Carmelo Bene di stanotte dopo Motivi cecoviani di Kira Muratova e In cammino di Gianni Amelia, ma appunto Il giardino delle delizie senza motivo. Buona visione. Telephone, love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes.